comunicazione radio di livello di segnale molto basso, di piccola intensità, devo stare molto attento al rumore elettronico dei miei apparati, quindi devo mettere a punto i miei apparati per ridurre il rumore elettronico. Winston e Penders avevano scoperto, insieme ad altri colleghi della Bell Telephone, erano dipendenti Bell Telephone, che c'era un eccesso di rumore, ovvero che comunque loro lavorassero sugli apparati, comunque li mettessero a punto, qualsiasi cosa facessero, avevano un po' di rumore in più rispetto a quello che si aspettavano ad avere. Questo rumore veniva dall'antenna. Paragrafo, parentesi brevissima, con un'antenna io posso misurare la temperatura di un oggetto. Ogni oggetto, compresi me, voi, i banchi, il terreno, eccetera, emette anche una piccola dose di radiazione a microonde. Io posso, misurando il livello di questa radiazione, vedere la temperatura dell'oggetto, anche a temperature molto basse. Per temperature molto basse, per temperature nostre, il picco è nella banda degli 8, 10, 6 microgradi. Patina porta. Ed è quello che vedono le termocamere. Se avete mai visto una termografia, la termografia raccoglie questa radiazione nell'infrarosso lontano. Oggetti più freddi ancora emettono delle microonde. Il cielo di Winston e Penders emetteva come una sorgente a circa 3 gradi Kelvin. Eccolo Kelvin che ritorna in barco. Winston e Penders non avevano spiegazione per questo, le provarono di tutte. Tra le altre cose, i piccioni del New Jersey andavano a fare il nido dell'antenna e quindi loro, fra le altre cose, sfrattavano i piccioni e poi andavano a pulire l'antenna dal guano del piccione. Non serviva nulla, non era lì. Una sera, chiacchierando fra colleghi in un bar della zona, vennero a conoscenza che il gruppo di Gamow, Alfer e l'altro non ricordo mai come si chiama, aveva ipotizzato una radiazione di questo genere, l'aveva anche cercata, avevano provato a montare un'antenna a microonde sul tetto dell'università, ma non erano riusciti a rivelarla perché l'emissione non era alla temperatura che loro stimavano, era più bassa di temperatura e il sistema sperimentale di Gamow e Soci non era in grado di rivelarlo. Qualcuno disse fermo, io ho gente che sta cercando proprio questo e mise in contatto i due gruppi. I gruppi si parlarono e presentarono due paper congiunti, contemporanei. Winston e Penthias dissero rilevazione di radiazione a microonde di origine galattica, extraterrestre, mentre il gruppo di Gamow scrisse possibile esistenza di un fondo cosmico a microonde. Nessuno dei due disse lo abbiamo trovato, fecero delle ipotesi. Risultato, Winston e Penthias presero il Nobel qualche anno dopo. Gamow e i soci, a mio avviso, lo avrebbero meritato esattamente allo stesso modo, ma non vennero premiati con il Nobel. Venne premiata la parte sperimentale rispetto alla parte speculativa. Comunque, i signori, Winston e Penthias, due premi Nobel, tra l'altro Winston ha compiuto 80 anni 4 giorni fa, Penthias è leggermente più giovane, tutti e due allegri. Cosa misurarono quei due signori? Misurarono quello che si chiama, e qui vado un pochettino più sul tecnico, mi scuso, uno spettro di corpo nero. Che cos'è un corpo nero? Un corpo nero è un oggetto che irradia in tutte le direzioni radiazione ed è quello che si può fare. Immaginatevi di nuovo il forno caldo di prima, voi avete un forno caldo all'interno, avete lo spioncino, aprite lo spioncino, cosa esce da lì? Esce una radiazione termica, luminosa, se è il forno di cucina solo termica, se è un forno di una fonderia anche luminosa, se è un oggetto a temperatura ambiente esce radiazione infrarossa e microonde molto debole e la radiazione che esce da quel buchino della vostra scatola chiusa si chiama radiazione di corpo nero. Analizzando quella radiazione voi sapete la temperatura dell'interno della scatola. Bene, il nostro universo emette esattamente la radiazione di un corpo nero a 2.73 Kelvin. Quella curva è la linea teorica dell'emissione di corpo nero e le crocette sono i dati sperimentali. La coincidenza
tra la curva e le crocette è uno dei massimi successi della scienza del Novecento, perché è una corrispondenza straordinaria. Il nostro corpo, il nostro universo ha esattamente quell'emissione. Che cosa è quell'emissione? Le crocette sono i dati di un satellite che si chiamava COBE, e la linea continua sono i dati del corpo nero. Quando venne proposta questa slide a una conferenza, seguirono 20 minuti di applausi. E questo è tutto. Questo è tutto. Questo è il coronamento di decine di anni di speculazione sul Big Bang, ed è la principale prova del fatto che sia esistito un qualcosa che chiamiamo Big Bang. Come lo videro i vari signori? Come l'hanno visto i vari ricercatori e i satelliti? Bene, nel 65, questa è la tela che vi dicevo, vedete, è uno spicchio di parabola più una orb, si chiama in gergo, un tronco piramide, e qui c'erano i ricevitori e gli apparati di controllo. Tutto questo ruota su un binario e questo ruota in verticale, in modo da coprire ogni zona del cielo. La risoluzione spaziale di questa è molto piccola, ovvero vedeva un fascio largo qualche decina di gradi, quindi non era in grado di vedere la differenza fra un punto e l'altro. Quello che vide in realtà fu una riga che è la nostra galassia, questa è la nostra galassia, e un universo pressoché uniforme. Negli anni 90 COBE, che è un'altra missione che ha affrontato un premio Nobel, COBE voleva dire Cosmical Background Explorer, esploratore del fondo cosmico microonde. COBE fece una mappatura molto più precisa del cielo, in cui vedo ancora questa striscia che è la galassia, ma vedo delle chiazze colorate. Cosa sono le chiazze colorate? La radiazione cosmica di fondo non è uniforme, ma tra un punto e l'altro dell'universo ha delle differenze di temperatura di qualche decimillesimo di grado Kelvin, estremamente piccole, ma misurabili. Cosa sono quelle chiazze? Si vedono ancora meglio della mappa più dettagliata che abbiamo di tutto il cielo, fatta da WMAP nel 2003. Ci sono anche mappe più recenti fatte da Planck, che è un satellite dell'ESA costruito fra l'altro a Torino, lanciato un po' di anni fa e che non è più in servizio. Comunque, questi chiaroscuri della mappa sono le fluttuazioni quantistiche all'atto dell'esplosione. Ovvero, l'esplosione fu isotropa, ma non esiste nulla di perfetto. In realtà, da un punto all'altro, ci furono delle piccolissime differenze di temperatura all'origine. Queste differenze di temperatura, amplificate da 13 miliardi di anni di espansione, hanno fatto sì che il fondo cosmico a microonde non è perfettamente uniforme. Questa disuniformità è la seconda forte prova dell'esistenza dell'esplosione e del fatto che fenomeni di tipo quantistico andarono a determinare il modo in cui l'esplosione avveniva. Questo è Planck, che ha lavorato fino al 2013. Quindi c'è stato negli anni un incredibile salto di qualità tra le analisi, prima ancora di Wilson e Penzias, poi di COBE, poi di WMAP, poi di Planck, ognuna delle quali ha aggiunto dettagli allo studio del fondo cosmico a microonde. Su questi dettagli i cosmologi vivono, nel senso che sono uno dei primi e più forti fatti osservativi su cui si studia, in particolare l'andamento di queste macchie, la forma, la distanza tra queste macchie, l'intensità di queste macchie, ci dicono un'infinità di cose sul contenuto di materia dell'universo, sul contenuto di radiazione dell'universo, su quanta materia oscura c'è nell'universo e su come l'universo si è espanso negli ultimi 13 miliardi di anni. Quindi da queste bellissime geroglifici di terpezzeria multicolore è possibile estrarre le informazioni che ha fatto diventare la cosmologia moderna una scienza e non più una branca della filosofia. Quindi, dove siamo noi? Noi siamo qui, dopo 13.7 miliardi, e stiamo vedendo la luce emessa da questo afterglow, quindi questa luce successiva. Non possiamo vedere niente prima. Prima di questo muro a 380.000 anni dopo il Big Bang, noi non possiamo andare.
Non possiamo andare perché l'unico modo che abbiamo di osservare e guardare luce, fotoni, onde radio, microonde, infrarosso, raggi gamma. Ma prima di 380.000 anni dopo il Big Bang non è uscito nulla, perché tutta la radiazione che esisteva prima non ha potuto lasciare la materia, non si è potuta separare dalla materia. Quindi all'indietro di 380.000 anni noi non vediamo nulla. Quello che vediamo oggi è un muro di luce, esattamente il muro del paradosso di Huygens, fatto di microonde, che l'universo ha creato 380.000 anni prima. Quello che viene a monte viene indagato dalla fisica delle alte energie, essenzialmente, ed è frutto di modelli. Non ci sono osservabili prima di 380.000 anni dopo il Big Bang, a causa di questo muro di luce. Le prime stelle si formarono circa 400 milioni di anni dopo, e poi l'universo si è semplicemente espanso. Quindi, se i nostri occhi fossero sensibili non alla luce ma alle microonde, noi in ogni punto del cielo vedremo questo. Io vi ringrazio e mi fermo qui, anche perché se no si comincia con un discorso, ci sarebbe una seconda conferenza sulla cosmologia moderna, ma qui si complica poi un po' la faccenda. Quello che vorrei ancora dire è che le conferenze che seguono, in particolare che vai quella di Alessandra Raffaele la settimana prossima, che parlerà di espansione delle galassie, e poi sicuramente quella di Corrado Lamberti, che parlerà di fisica dell'ultrapiccolo e di bosone di Higgs, si inseriscono perfettamente, anche se non ci siamo messi d'accordo prima, in questo filone di ricerca. Grazie per l'attenzione. Allora vi ringrazio per la pazienza.